Ciao e benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a vedere un tutorial veramente molto molto interessante, anche perché su internet se ne trovano veramente pochissimi e quelli che ci sono tutti in inglese. Vi sto parlando della possibilità di poter collegare più strisce a un singolo SP32 e poter andare a gestirle anche singolarmente. Questa cosa sicuramente vi verrà in aiuto soprattutto in quei progetti dove sono richieste più strisce LED, ma non si possono utilizzare per problemi di spazio più microcontrollori. Bene, detto questo, non voglio rubarvi più altro tempo. Io vi auguro buona visione e vi lascio al video. Ciao e alla prossima! Prima di cominciare con la nostra prova, andiamo sul sito VLED a vedere le indicazioni generali che ci vengono date. Non preoccupatevi perché di questa pagina vi lascerò comunque il link in descrizione. Quindi, supporto multistriscia, che è quello che interessa a noi. Partiamo dal generale. Si consiglia vivamente di utilizzare un SP32 quando si utilizza più di un'uscita. Puoi scegliere liberamente il tipo di LED, i numeri di pin, la lunghezza e l'ordine dei colori delle tue strisce LED in fase di esecuzione nella pagina delle impostazioni LED. Ni, non è vero, perché tu non puoi scegliere liberamente il numero di pin. L'SP32 ha solo determinati pin che si possono usare normalmente e VLED addirittura, pensate, ne limita ancora di più l'utilizzo. Si consiglia vivamente di dimensionare correttamente l'alimentatore in base alla configurazione e disattivare l'impostazione del limitatore di luminosità VLED per aumentare il frame rate con un numero di LED molto elevato. Ma io sul disattivare il limitatore di luminosità avrei qualche dubbio, perché comunque è vero, i LED diventano più brillanti, ma aumenta anche l'assorbimento. Quindi se non sapete cosa state facendo e non sapete come dimensionare l'alimentatore, io vi consiglio vivamente di lasciarlo attivo. La maggior parte dei tipi di strisce devono ancora essere testati. Ad oggi ci conferma che il supporto multistriscia funziona con la famiglia VS281, l'SK7812 RGBV e il PVM bianco. Passiamo ora all'SP8266. Cosa che secondo me al giorno d'oggi non ha neanche più senso acquistare, perché ormai è un modello passato. Ha più senso quindi prendere l'SP32, che è un dual core con prestazioni nettamente superiori e che ormai a livello di prezzo costano uguali. Lo andiamo a vedere perché casomai chi ne dovesse avere ancora in casa logicamente li può utilizzare per questi tipi di progetti. Quindi sono supportate un massimo di 3 strisce. Si consiglia vivamente di utilizzare 2 pin LED specifici, GPO1 che è il TX e GPO2 che è il D4, poiché consentono il pilotaggio hardware. Si consiglia di utilizzare 512 LED pin per ottenere buone prestazioni per un totale di 1024 LED. Quindi 512 LED su un singolo canale per un totale di 1024 sui due canali. È stato confermato il funzionamento di 800 LED pin per un totale di 1600, ma non è consigliato per buone prestazioni di affidabilità. L'uso di GPO1 disabiliterà il debug seriale. Se ne hai bisogno non puoi usare una striscia su questo pin. GPO3RX è il terzo pin che consente la guida hardware su SP8266. Tuttavia utilizza 5 volte più memoria per LED rispetto a GPO 1 e 2, quindi utilizzalo solo per un numero basso di LED consigliato inferiore a 50. Quindi capite che questa scheda, l'SP8266, ha molte limitazioni. Ci dice che possiamo applicare un massimo di 3 strisce su questi 3 pin, di cui una striscia sul pin numero 3 deve essere inferiore a 50 LED. Puoi utilizzare qualsiasi altro pin, ma utilizzerai il metodo bit bang, che non è raccomandato per l'affidabilità. È meglio attenersi ai GPO 1, 2 e, se necessario, il 3.
L'utilizzo del pin GPIO16 per il VLED US2812B non ha funzionato durante i miei test. Questo lo scrive lo sviluppatore di VLED. SP8266 può calcolare circa 15.000 LED al secondo. Ciò significa 250 LED a 60 fps, 500 LED a 30 fps, 1000 LED a 15 fps. Le impostazioni dei LED ti daranno una barra che mostra quanta memoria puoi allocare. Ok, questo poi lo andremo a vedere dopo. Passiamo ora all'SP32, che è quello che ci interessa e che utilizzeremo nella prova di oggi. Sulle schede SP32 classiche dual core sono supportate un massimo di 10 strip. Nelle build outdoor active puoi utilizzare fino a 9, perché il driver d'ingresso audio necessita di una delle due unità hardware normalmente disponibili per pilotare i LED. SP32 classico, come dicevamo, 10 strip LED, 9 con audio reactive, SP32S3 4 strisce LED, SP32S2 5 strisce LED, 4 con audio reactive, SP32C3 2 strisce LED. Contrariamente all'SP8266, l'utilizzo dei pin non ha importanza su SP32. Sentiti libero di utilizzare qualsiasi pin disponibile. No, non è vero, come dicevamo prima, puoi utilizzare solo determinati pin e lo andremo a vedere dopo. Per prestazioni perfette si consiglia di utilizzare 512 LED con 4 uscite per un totale di 2048 LED. Per ottenere ottime prestazioni si consiglia di utilizzare 800 LED con 4 uscite per un totale di 3200 LED. Per ottenere buone prestazioni è possibile utilizzare 1000 LED con 4 uscite per un totale di 4000 LED. Per prestazioni adeguate è possibile utilizzare 1000 LED con 5 uscite per un totale di 5000 LED. Per prestazioni adeguate è possibile utilizzare 800 LED con 6 uscite per un totale di 4800 LED. Ora, la definizione delle prestazioni, quindi ottime, buone, adeguate, chiaramente è stato tradotto con Google dall'inglese, non sarà proprio la parola corretta, ma si capisce bene quello che vuol dire. SP32 può calcolare circa da 65k a 85k LED al secondo. Ciò significa 1000 LED a 70 fps, 2000 LED a 35 fps, 4000 LED a 18 fps. Qui ci dice 4 uscite sembrano essere il punto debole, in realtà secondo me è sempre un problema di traduzione, voleva dire 4 uscite sembra essere l'ottimale. Subito dopo abbiamo i LED virtuali, che però essendo una cosa molto più complessa l'andremo a trattare in un altro video. Quindi riassumendo, ci dice che il nostro SP32 può funzionare senza audio reactive con 10 strisce LED contemporaneamente. Quindi quello che andremo a fare noi adesso è andare a vedere se questo corrisponde a realtà o meno. Bene, spostiamoci sulla scrivania. Come potete vedere, qui abbiamo allestito questo banco di prova. Abbiamo il nostro SP32 al quale sono state collegate 10 strisce LED. Ogni striscia LED è composta da 15 LED. Le abbiamo collegate rispettivamente al pin 18, al pin 33, al pin 25, 26, 27, 4, 23, 22, 21 e 19. Quello che faremo ora è andare a vedere se realmente il nostro SP32 può gestire 10 uscite diverse. Quindi a questo punto diamo alimentazione, torniamo sul PC, io sono già nella pagina del mio SP32 che ho chiamato test.local, saltiamo tutta la parte di installazione e configurazione per la quale vi lascio il link qui in alto, vi consiglio di andare a vedere questo video perché vi spiega bene nei minimi dettagli come impostare il tutto, e a questo punto ci portiamo su config, LED preferences, andiamo in hardware setup. Se vi ricordate, qui noi di solito andavamo a inserire le caratteristiche della nostra striscia LED, in questo caso faremo altrettanto, per cui la lunghezza della prima è 15 LED ed è connessa al GPIO 18.
Dopodiché, se vedete, qui sotto c'è un più. Premendolo ci comparirà la possibilità di andare a inserire un'altra striscia. Qui sotto potete sempre vedere, man mano aggiungete strisce, la quantità di memoria che il software VLED utilizzerà rispetto alla sua capacità totale. Quindi la seconda striscia è sempre da 15 LED ed è connessa al pin 33. Premiamo ancora più. La terza striscia 15 LED connessa al pin 25. Anzi, intanto che siamo qua, vi faccio vedere il discorso che vi dicevo prima, che VLED vi limita i pin dell'SP32 che non potete usare. Infatti, nel caso voi inseriste un pin non corretto, ve lo evidenzia in rosso. Andiamo quindi a inserire ad esempio il 14, che io già so che non ce lo lascerà mai usare. Se io vado a fare save, lui mi dice sorry, i pin che non si possono usare sono il 6, il 7, l'8, il 9, il 10, l'11, il 24, il 28 e così via. Quindi in questo caso non dovete aver paura di sbagliare, perché comunque in tutti i modi, se mettete dentro un pin che non va bene, vi blocca lui. Quindi rimettiamo il nostro pin che era il 25, adesso lo lascio in rosso ma poi sparirà. Quarta striscia 15 LED connessa al pin 26. La quinta striscia 15 LED ed è connessa al pin 27. La sesta 15 LED connessa al pin 4. La settima 15 LED connessa al pin 23. L'ottava, sempre 15 LED connessa al pin 22. La nona, attenzione, dopo 8 strisce non ci dà più la possibilità di inserirne altre se non utilizzando i pin virtuali. Quindi, siccome questo è un argomento che tratteremo in un altro video, mi fermo a 8 strisce, premo meno, quindi cancello l'ultima che avevo inserito, sulla quale mi proponeva di andare a inserire dei pin virtuali, e a questo punto abbassiamo un attimo le luci e premiamo su save. Premiamo su back e torniamo nell'home page. Ora io dovrò poi andare a capire come mai loro hanno dichiarato che l'SP32 supporta 10 strisce quando in realtà ne supporta 8, ma questa sarà una cosa che poi andrò a sviscerare sul forum di VLED e nel caso vi farò sapere la risposta con un breve video. Torniamo a noi, quindi una volta che siamo sull'home page possiamo andare a cambiare il colore delle nostre strisce, oppure possiamo andare ad applicare degli effetti. Come vedete, tutte le strisce funzionano perfettamente. Selezioniamo casomai solo quelli con le palette. Ok. Ora, per farvi capire meglio come lui gestisca queste strisce, vado ad attivare l'effetto Tetris. Con questo effetto il pezzo parte dall'inizio della striscia e va a fermarsi sul fondo. Come potete anche voi vedere, il nostro software la considera come se fosse una sola e unica striscia formata dalla somma di queste 8. Quindi, come fare per poter avere 8 strisce indipendenti tra di loro e alle quali applicare, volendo, un effetto diverso? Molto semplicemente ritorniamo su config, scendiamo fino alla fine di tutte le varie strisce che abbiamo impostato e sotto la memoria utilizzata troviamo crea un segmento per ogni output. Lo andiamo a spuntare, premiamo save, back, torniamo nell'home page
e sotto la voce segmenti ci ha creato per ogni striscia che abbiamo collegato un singolo segmento. Ne vedete 7 perché chiaramente il segmento 0 viene considerato come 1. Quindi a questo punto andiamo a fare la prova, deselezioniamo tutti i segmenti che non ci interessano, quindi al segmento 0 andiamo a applicare un effetto a caso che potrebbe essere questo, quindi deselezioniamo lo 0, selezioniamo l'1, andiamo anche qui ad applicare un altro effetto, andiamo sul 2, sto applicando proprio degli effetti a caso senza neanche... Ok. Portate pazienza, questo solo per vedere che tutto funzioni. Ok, quindi come vedete tutti i nostri segmenti ora lavorano in maniera indipendente l'uno dall'altro e ad ogni singola striscia possiamo andare ad applicare tutte quelle che sono le proprietà dei segmenti, quindi invertire il moto, specchiarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora l'ultima prova che andremo a fare per vedere che effettivamente funzionino proprio come 8 unità separate tra di loro. Andiamo ad applicare l'effetto Tetris a tutti e guardiamo cosa succede. Quindi li seleziono tutti e applico l'effetto Tetris. Come potete vedere, ogni singola striscia viene gestita a parte. Bene, l'ultima cosa che vi voglio far vedere è la seguente. Come vedete, ho volontariamente orientato la prima striscia in alto in maniera opposta. Questo perché? Perché molte volte quando si mettono le strisce LED, soprattutto attorno al soffitto di una stanza, per evitare il power injection e quindi dover andare a tirare dei cavi a destra e a sinistra, di solito si prende l'SP32, si sale da un angolo e si parte con un ramo verso destra e con un ramo verso sinistra. Se volete un effetto che gira attorno alla stanza, quindi che parta da un lato e arrivi all'altro, questo non si può fare perché avendo due strisce e alimentandole tutte e due dalla stessa parte si otterrà che un effetto si va a scontrare con l'altro. Cerco di spiegarmi meglio. Come in questo caso considerate di avere la linea di alimentazione che sale di qui. Una striscia parte verso destra e una verso sinistra. Come potete vedere i due effetti si allontanano l'uno dall'altro. Quindi alcuni nei commenti mi hanno chiesto come fare ad avere un effetto continuativo. Beh, è molto semplice. Allora, innanzitutto andiamo a spegnere gli altri segmenti. Per spegnere i segmenti lo possiamo fare direttamente da questi pulsantini. Ok, andiamo a aprire uno dei due segmenti che ci interessa. In questo caso sono segmenti, nel caso della stanza sono delle strisce. E molto semplicemente andiamo a invertire la direzione di uno di questi. Ora, anche se noi abbiamo il collegamento al centro della striscia, avremo l'effetto che gira tutto nello stesso senso attorno alla nostra stanza. Bene, con questo penso di avervi detto tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Se così fosse, vi chiedo di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale nel caso già non lo foste. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!